Buongiorno, buonasera cari amici di Mike Borghese Audio. Sto andando a rivoluzionare questa stanza, questo studio. Come vedete alle mie spalle è già cambiato tutto praticamente, quasi tutto. Ci sono ancora delle modifiche da fare e voglio raccontarvi quali sono le scelte tecniche nell'andare a trattare una stanza e quali sono gli accorgimenti che anche voi potete prendere per creare un punto di ascolto migliore rispetto a quello che già avete e farvi un piccolo studio magari, non lo so, ognuno ha le sue esigenze. Io voglio raccontarvi quali sono le scelte che mi hanno portato a fare le mie e quali sono le tecniche che ho adottato spendendo il minimo possibile e cercando di avere la resa massima possibile. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai. Mike Borghese Audio. Come avrete sicuramente visto nell'ultimo video ho fatto le sorriso, sono andato a montarle, però come sono andato a montarle? Adesso ve lo spiego, ci arriviamo. Sto andando a trattare acusticamente questa stanza per renderla un posto dove poter ascoltare la musica ancora meglio, voglio crearmi un impianto di ascolto veramente ottimale. Nel fare ciò sto studiando molto questa teoria e voglio raccontarvi man mano che imparo quello che imparo i trucchi del mestiere, ciò che si trova online che magari non è spiegato benissimo, probabilmente non sarà tutto quello che c'è da sapere, probabilmente non sarà tutto giusto al 100%. Se qualcuno di voi ne sa di più, invece di scrivere nei commenti non si fa così, punto, potrebbe anche dirmi non si fa così perché e aiutarmi se ne sapete di più, che già l'umanità non sta passando un bel periodo, se ci mettiamo i bastoni fra le ruote a vicenda ci autoestinguiamo, ecco, non è proprio il massimo. Sto progettando l'amplificatore in classe AB, quel famoso amplificatore che aveva il problema della ronza di nome Giorgio, tra l'altro l'ho risolto quel problema lì, mi sta esplodendo il cervello. Sto facendo gli ultimi test, quando vi racconterò che cos'era che dava fastidio a Giorgio vi esploderà il cervello anche a voi, perché davvero io non so la scienza che fine abbia fatto. Sto facendo anche la nuova acustica, i pannelli li sto progettando, sto vedendo un attimo come sistemarli. Ho cambiato scrivania, ho cambiato tutto il routing dei cavi, ho staccato le M-Audio che erano attive, ho staccato un botto di cavi. Sono una persona più felice in questo momento, ho 80 cavi in meno. Sto andando proprio a rimodernare questo studio e farò qualche episodio dove vi racconto come costruirsi da soli in pratica uno studio di ascolto, di registrazione, quello che volete, perché queste tecniche poi le potete applicare anche alle vostre esigenze, insomma. Voglio ottenere qua dentro è il silenzio completo, voglio avere il silenzio, è una stanza molto silenziosa, questa è una mansarda, ci sono le travi a vista, quindi non è tipo un parallelepipedo di mattoni che non è proprio il massimo, è una mansarda con del legno, librerie, materassi, cose in giro, quindi già l'acustica qua dentro è molto buona rispetto ad altre stanze della mia casa. Voglio renderla ancora migliore, voglio proprio renderla bella bella bella. Colla della Titebond, e vi lascio ancora una volta il link in descrizione perché è fenomenale questa colla, soprattutto per i diffusori, io la uso tantissimo. Sono andato a creare un rialzo da appoggiare sulla panca che ho contro il muro, in modo tale da usare quello per sistemare tutta la parte di alimentazione e cavi per andare ad appoggiarci sopra le sorriso, in modo tale da avere qualcosa che sia lì, che già nelle case si sta stretti, se ci si mette ad occupare gli spazi in modo sbagliato non ci si muove più. Con legni di riciclo che avevo in casa. L'unica cosa che mi premeva era che il pianale fosse decente, tanto poi lo andavo a verniciare, e che fosse delle dimensioni corrette per tenere alla giusta distanza le sorriso. Già che c'ero, che ho smontato tutto, sono andato anche a dare una spruzzata con l'aria compressa al computer.
era da un po' che non lo facevo, è uscito il mondo, proprio c'erano pezzi di polvere che stanno facendo la festa dentro, meno male che l'ho fatto, adesso il computer è più lindo di me, quindi perfetto. Una cosa super utile che ho fatto è portare tutti i cavi di alimentazione dietro la scrivania sul ripiano, in modo tale da tenerli lì nascosti ma comunque abbastanza raggiungibili. Per accendere e spegnere praticamente tutto io ho un interruttorino qua sotto, super comodo, che è raggiungibile in modo facile e veloce, ma che non dà fastidio e che non si può toccare dentro per sbaglio. Per me la comodità e la facilità di utilizzo di qualcosa è fondamentale. Questo interruttore è la vita per me, poter accendere e spegnere tutto con proprio un click. Bellissimo. Le sorriso, come vedete, sono montate su delle palline da tennis. Questa qua non è che sono diventato pazzo. Io queste idee le rubo dal canale Riperiani. Non è che le rubo, le utilizzo. Perché sono belle, perché funzionano bene. Ho fatto un piccolo test con l'accelerometro del cellulare, appoggiando il cellulare su un pannello, e sullo stesso pannello c'era appoggiato anche un motore di lavastoviglie che vibrava. E l'accelerometro del cellulare, povera stella, non sarà la fine del mondo, però rilevava tante vibrazioni. Come vediamo ci sono delle vibrazioni, l'accelerometro del telefono le sta rilevando, soprattutto sull'asse Z. Andando poi ad appoggiare il cellulare sul tavolone che era isolato tramite le palline da tennis, le vibrazioni diminuivano, e di molto diminuivano. Già con un accelerometro abbastanza economico, diciamo, di quelli interni dei cellulari, questa cosa è rilevabile. Quindi figuriamoci quando farò le misurazioni con strumentazioni migliori, che cosa salta fuori. Le palline a tennis quindi le ho messe sotto i diffusori, le vibrazioni sono disaccoppiate dalla scrivania e da tutto il resto, l'immagine stereo del suono è molto più aperta. Col fatto di non avere vibrazioni meccaniche che si danno fastidio a vicenda, il suono è molto più pulito, anche l'immagine stereo sulle basse frequenze è molto più ampia. Chiamatemi pazzo, fate quello che volete, il risultato è evidente. Provate per credere, prima di lo so che tu vuoi commentare, ti vedo che sei lì pronto col caps lock. Un'altra cosa che ho fatto perché sono maniacale è andata a chiudere il mio computer all'interno di una cameretta. Già in questa scrivania è predisposto lo spazio per il PC, gli ho creato l'antenna da mettere davanti in modo tale da sigillare e non avere più i suoni diretti del computer che mi arrivino. Dietro non è sigillato perché comunque deve prendere aria, deve raffreddarsi. Perché? Perché faceva casino, c'erano un po' di vibrazioni, gli ho messo anche della spugna sotto dove ci sono i piedini per isolarlo un po' dalla scrivania, e adesso devo dire che il risultato c'è, perché il mio problema era la scheda video, e la scheda video solitamente la ventola non gliela cambi. Se invece il vostro problema è magari la ventola del processore o altre ventole, tendenzialmente quelle le potete cambiare con le ventole Noctua. Le ventole della marca Noctua sono estremamente silenziose e performanti, sono le migliori in commercio. Non è che ve lo dico perché io ho interesse nel dirvelo, ma perché è un dato di fatto, cioè funziona bene, quindi a Cesare quel che è di Cesare. Quindi ho chiuso il computer in cameretta e adesso sono tranquillo, non sento più casino. Le prossime cose che andrò a fare sicuramente saranno il completamento dell'amplificatore in classe AB da usare per pilotare tutti i diffusori che farò da qui in poi. Sarà il mio amplificatore di fiducia, avrà 4 ingressi, 4 uscite, la messa in mono, avrà un cifro di roba, vi farò vedere tutto. Farò dei pannelli acustici da montare in giro per la stanza in modo tale da asciugare un po' le frequenze che danno fastidio. E a questo proposito farò anche delle misurazioni per capire quali frequenze danno fastidio in questa stanza. Sto finendo le Etto Etto con il tweeter planare, quindi la versione in alta risoluzione. Devo rifare le misurazioni per creare un filtro crossover ancora più preciso, ancora migliore rispetto a quello che ho già fatto, che è solo una prima versione che sconsiglio, quindi neanche la rilascerò questa prima versione, e farò le misurazioni anche in alta frequenza, andando oltre i 30 kHz con le misurazioni, perché voglio vedere che cosa succede là in alto. Tweeter planari sono famosi per salire con la risposta in frequenza, nessuno fa le misurazioni in alta risoluzione, io le faccio, perché il corpo umano le percepisce. Non ho detto sente, ho detto percepisce. Sono parole diverse che indicano cose diverse. Ne parleremo in futuro magari. Siccome le palline da tennis poi sono un po' un pugno nell'occhio, diciamocelo, sto progettando dei disaccoppiatori per i miei studio monitor, i miei diffusori, queste qua. Sono dei disaccoppiatori un po' particolari.
Ne ho un paio di idee in mente, due o tre di idee, e voglio magari provare a farle tutte per permettervi di fare quella che si sposa meglio con le vostre esigenze. Ultima cosa, ma non meno importante, andrò a fare le misurazioni del mio punto di ascolto e andrò con un DSP all'interno del computer a tirare dritta la risposta, in modo tale da avere un ascolto veramente, veramente, veramente piatto, una lama proprio, nel punto di ascolto. Questa roba qui cercherò di farla il meglio possibile e di raccontarvela in tanti video. Penso che possa essere interessante vedere come crearsi una sorta di piccolo studio fatto da te, cioè fai da te completo, perché ci stiamo costruendo tutto praticamente, mi sto costruendo tutto, non sto praticamente prendendo nulla di fatto, sto prendendo roba e la sto assemblando io, quindi sarà interessante vedere il risultato che si può ottenere creandosi tutto con le proprie mani, soprattutto se c'è qualcuno che te lo spiega e non si è allo sbaraglio. Bene, da Mike Borghese Audio questo è tutto, spero che questi prossimi video della serie studio vi possano interessare, saranno video un po' di fai da te, un po' di costruzione e un po' di nozioni tecniche che non fanno mai male, e vi aspetto quindi per il prossimo video. Vi ricordo come sempre di passare dal mio sito web e dalla descrizione del video per vedere gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi progetti usciti, eccetera, eccetera. Noi ci salutiamo qui, voi fate i buoni come i gelati, che fa caldo. Da Mike Borghese Audio questo è tutto. Ciao ragazzi!